Il Palafiere di Via Tirino a Pescara da oggi ospita il centro vaccinale, una grande struttura per rendere ancora più confortevole la vaccinazione delle persone, dei cittadini di Pescara, Assessore. Eh sì, è stata studiata proprio per rendere confortevole ed diciamo accogliente questa, l'attività della vaccinale, che comunque crea anche qualche apprensione nei confronti di chi la subisce, ma nello stesso tempo vogliamo dare un'accelerazione molto forte all'attività vaccinale che c'è stata finora, perché il Comune di Pescara ha investito in questa struttura e nelle attività che si svolgeranno in quella struttura, che ovviamente rappresenta un'attività sanitaria, quindi svolta dall'ASL. Ma il nostro compito è velocizzare al massimo questa attività affinché si raggiunga l'immunità di gregge a Pescara il prima possibile, perché attraverso la vaccinazione si riprenderà quella che è la normalità o post-normalità, che ovviamente dopo questa pandemia. Da qui ripartiranno ovviamente le relazioni, le attività commerciali, le attività sociali e familiari con le scuole, tutto ciò che ruota intorno all'uomo, e il Comune di Pescara non può rimanere fermo, come non è rimasto fermo, se investendo in questa attività vitale per la città e ovviamente non solo per la città. Una grande struttura come questa di Via Tirino può ospitare centinaia di persone al giorno per effettuare queste vaccinazioni? Sì, sono 12 le postazioni, 15 ogni ora stimate dall'ASL, moltiplicate per 12 per 10 ore, ad esempio in una giornata media, riusciamo a fare diciamo 1800 vaccini, però ovviamente con la velocizzazione, quelli che sono i sincronismi, possono aumentare, aumentando anche le ore, ovviamente anche si può pensare anche di farle di notte, come molti medici danno la loro disponibilità di farla di notte, arrivare anche a 2500 vaccini o 3000 addirittura. Ovviamente noi vogliamo farlo in breve tempo e quindi metteremo in campo tutto ciò che necessita per raggiungere questa immunizzazione della nostra città il prima possibile. Assessore, vogliamo anche precisare che per qualche giorno sarà ancora operativo anche l'altro centro vaccinale del Palabecci. Sì, c'è un doppio binario per qualche giorno, perché ovviamente ci sono prenotazioni già effettuate, soprattutto quelle del richiamo delle persone che sono state già, diciamo, alle quali è stato già somministrato la prima dose. E successivamente a questo doppio binario, che durerà alcuni giorni, già da aprile si concentrerà tutto lo sforzo della ASL direttamente qui al Palafiere, di modo che ovviamente riusciamo a mettere il turbo famoso che serve per arrivare al traguardo dell'immunizzazione.